in collaborazione con SOA di Lupi Silvano, Gruppo Crams, professionisti della ristorazione. Beatrice Morlunghi rappresenta Sviluppo Umbria e si occupa in particolare di promozione turistica legata a eventi, a grandi eventi che si svolgono nella nostra regione e anche al di fuori, immagino, della nostra regione. Esattamente, io mi occupo dell'organizzazione degli eventi regionali sia per quanto riguarda le fiere in Italia ma anche all'estero, quindi in campo internazionale. E oggi siamo qui ad Orvieto per presentare il nuovo sistema di prenotazione per gli operatori. Gli operatori turistici umbri che vogliono partecipare a questi eventi possono accreditarsi con una nuova modalità direttamente dal sito di Sviluppo Umbria, che è www.sviluppoumbria.it. Quindi oggi illustriamo, presentiamo nel dettaglio questo programma e speriamo che sia utile a tutti gli operatori turistici che vogliono aderire a queste manifestazioni. Qual è il vantaggio rispetto ai soliti, ai sistemi convenzionali, diciamo? Sicuramente il vantaggio è la trasparenza, l'accessibilità. Il sistema è piuttosto semplice e soprattutto è sempre online, quindi chiunque da qualsiasi parte del mondo può collegarsi e visualizzare le manifestazioni di proprio interesse. E anche in lingua straniera o solamente in italiano? Dal momento che è rivolto agli operatori umbri è solamente in italiano. Sindaco Germani, allora una opportunità in più per gli operatori turistici dell'Orvietano, ormai dobbiamo parlare di comprensorio orvietano, non più solamente di Orvieto. Sì, è una opportunità in più, sono giorni insomma in cui il turismo è al centro e la macchina del turismo, gli imprenditori del turismo sono al centro del lavoro delle amministrazioni, delle associazioni, dei commercianti. Credo che questa nuova voglia di fare, voglia di intraprendere è molto positiva per il nostro comprensorio, per tutti e 20 comuni, perché oramai noi ragioniamo solo insieme a tutti gli altri comuni, quindi nuove opportunità, speriamo che gli operatori economici del nostro territorio ne approfittino, possano impostare un ragionamento importante anche con questo strumento che a livello generale come Regione dell'Umbria si sta promuovendo sul web, si sta promuovendo anche con una campagna promozionale molto molto importante. Lei ieri ha detto giustamente in occasione della presentazione di un'associazione che diciamo riunisce molti imprenditori orvietani che è importante ormai che siano i privati a muoversi e a lavorare per promuovere il territorio. Sì, assolutamente sì, il turismo lo deve fare l'amministrazione pubblica nel senso di mettere a disposizione una città che, dove i servizi funzionano, dove c'è la pulizia, dove ci sono tutta una serie di azioni importanti, ma poi il turismo lo devono fare le aziende, le imprese private, quindi speriamo che ci sia questa voglia proprio di fare, di lavorare, le risorse ci sono e ora spetta ai nostri imprenditori. E devo dire che a Orvieto ci sono anche tanti imprenditori giovani e devo dire anche grazie alla scuola professionale, anche all'istituto alberghiero che sta insomma producendo tanti nuovi giovani che hanno voglia di fare. Quanto è importante il tema delle aree interne per lo sviluppo del territorio? È estremamente importante, spero la prossima settimana di poter presentare il preliminare definitivamente, ci sono le risorse per poterlo fare, ci sono quasi complessivamente 13 milioni di euro da poter mettere a disposizione sul territorio, bisogna solo prenderle, lavorare e investire. Le risorse sono una parte, un'altra parte bisogna che ci siano i privati che mettano a disposizione il 50% delle altre risorse. Sandra Placidi, sempre Sviluppo Umbria, portale di promozione turistica, abbiamo sentito prima quella legata ai grandi eventi, lei invece di cosa si occupa? Allora, noi siamo qui sul territorio per presentare una grossa innovazione legata al portale di promozione turistica della Regione dell'Umbria. Che cosa sta cambiando? Sta cambiando che il portale, oltre ad essere una vetrina per presentare l'Umbria ai turisti e farli conoscere
tutte le bellezze che il territorio può offrire, consentirà da adesso in poi agli operatori di vendere i prodotti, 3 prodotti turistici. Ovviamente, diciamo, è una grossa opportunità per tutti quelli che operano nel settore del turismo, una vetrina in più per vendere. La regione offre questo servizio naturalmente gratuitamente e quindi è un'occasione da cogliere, perché consentirà loro di vendere e di mettere a sistema il territorio nel miglior modo possibile. Siamo qui per presentare questo servizio. Lo farete in tutti i comuni dell'Umbria? Questo oggi è l'11ª presentazione che stiamo facendo sul territorio. Oggi pomeriggio completeremo il giro. Chiaramente chi non ha potuto partecipare, sempre la possibilità resta sempre aperta, e quindi, diciamo, siamo sempre disponibili per accogliere nuove registrazioni, nuove richieste, e disponibili per assistere tutti gli operatori che vogliono approfondire questo argomento.